the party not stop like this. Gonna rock the party not stop like this. Yeah, we rock the party not stop like this. Come on and just rock. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale con un nuovo video unboxing. Oggi unboxing dedicato ad uno Toys in scalo 1 a 6, tratta dal DC Universe e dall'omonimo film uscito nel 2022. Sto parlando di Black Adam in una delle due versioni disponibili per quanto riguarda Toys, ovvero DX30 e DX31 Golden Armor. Vi porto l'unboxing ovviamente della DX30 acquistata su ilcolossodinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Cominciamo! Partiamo come sempre dalla scatola, che questa volta ragazzi mi sarà davvero difficile farvi vedere per intero perché è davvero gigantesca, però cercherò di fare il possibile per mostrarvi ogni sezione della scatola in modo più o meno approfondito. Vi chiedo scusa anche perché ho dovuto abbassare l'illuminazione, perché questa parte frontale in cui vediamo questa rappresentazione di Dwayne Johnson come Black Adam è molto liscia e riflettente per la luce, quindi avere l'illuminazione al massimo come al solito avrebbe creato qualche problema a voi che guardate il video. Comunque sia, parte frontale come vi dicevo, superficie liscia per Dwayne Johnson e da sfondo quello che sembra essere una rappresentazione del petto dell'armatura di Black Adam con il fulmine che ha riportato anche sul petto. E non so se sentite, il materiale è ruvido, spesso utilizzato da Hot Toys per altri box del genere, con tutta la texture che viene riportata anche sul costume. Nella parte inferiore della scatola invece abbiamo il logo di Black Adam con la caratteristica seconda A di Adam con il fulmine, molto bella, e ancora più in basso il logo di DC e DX30 Black Adam. Qui ovviamente il logo di Hot Toys di DX, mentre su uno dei lati abbiamo un altro logo di Black Adam con il fulmine circondato da questi vari triangoli e poi ovviamente vari fulmini di colore azzurro questa volta, mentre per la DX31 li troveremo di colore giallo essendo la Golden Armor. E poi sulla parte invece posteriore del box troviamo i soliti warnings, i soliti avvertimenti, i vari crediti e poi all'interno di questo fulmine sempre su superficie liscia un'anteprima della doll questa volta, quindi non una rappresentazione dell'attore tratta dal film ma l'anteprima della doll con tutti i vari fulmini di colore azzurro. Una scatola abbastanza interessante, stiamo parlando comunque sempre di una DX ma nulla di particolare. Poi andiamo ad effettuare l'unboxing, se ce la faccio ragazzi, perché vi dico è gigantesca. Un'apertura in questo modo, un po' a scatola di fiammiferi, ecco fatto, dove troviamo la solita slipcover che non va a coprire tutta la scatola, come potete vedere, perché nella parte bassa si può intravedere la base diorama in dotazione a questo Black Adam, e qui invece sulla slipcover una sorta di roccia spaccata dal fulmine di Black Adam, solito logo che troviamo sul suo petto, e poi vari altri fulmini di colore azzurro. Rimuovendo la slipcover, come per tutte le DX, troviamo il nostro Black Adam, che già mi fa un'ottima impressione, anche se già riesco a cogliere un difetto o due, sapete come sono fatto, e andando a rimuovere la parte frontale troviamo la doll appunto all'interno della solita gomma piuma della DX. Al di sotto invece di questa parte troviamo il resto degli accessori, tra cui la K di Black Adam e vari altri accessori ancora all'interno del blister. Quindi ragazzi, non ci resta che rimuovere tutta questa roba e cominciare proprio ad esaminare gli accessori. Ed ecco qui tutti gli accessori in dotazione a Black Adam. Comincerei con l'analizzare quello che secondo me è il pezzo forte di questa Deluxe Edition, ovvero la base diorama. Realizzata in materiale plastico ma molto solido e molto pesante. È una base che occuperà senza dubbio un sacco di spazio nella vostra collezione perché è veramente gigantesca,
ma fa un'ottima figura, sia per uno sculpt che è veramente eccezionale, con tutte le varie texture, i vari segni del trono distrutto in una delle ultime scene del film, distrutto proprio da Black Adam stesso. E poi il painting è davvero eccezionale, con qualche traccia e sfumatura di giallo e di verde che rende il tutto molto molto realistico. Queste rovine sono veramente eccezionali, mi piacciono tantissimo. Su uno dei lati di questa base troviamo il logo di Black Adam, che sembra quasi essere stato scolpito dai fulmini dello stesso all'interno della roccia. Davvero una bellissima base di diorama, una delle migliori che abbia visto almeno nell'ultimo periodo. Ha delle peculiarità, ovvero questi fori che sono in posizioni strategiche, posizionati in posizioni strategiche su questa base, nascosti da varie rocce, che permettono l'alloggiamento. Adesso provo a metterne uno, ad esempio in questo caso questo, permettono l'alloggiamento di questi effetti fulmini, che danno ancora un più un effetto scenico a questa base, quasi come se Black Adam, appunto, attraverso la potenza dei suoi fulmini, avesse distrutto il tutto. In più è possibile ovviamente posizionare quelli che sono i vari supporti che abbiamo visto già decine di volte all'interno di doll o toys, ma questa volta c'è una cura maggiore perché il foro di alloggiamento è nascosto da questa roccia. Questa è un'ottima cosa perché qualora non volessimo appunto mettere i vari supporti e renderli visibili, possiamo nasconderlo tranquillamente in questo modo e andare a posizionare il nostro Black Adam semplicemente in piedi sulla base, cosa che probabilmente farò anch'io. Quindi molto soddisfatto di questa base, ottima realizzazione, senza dubbio, almeno per il primo periodo, finché non ci saranno altre doll ad occupare lo scaffale, questa andrà nella mia esposizione. E a proposito di fulmini, appunto, non posso non mostrarvi i vari effetti. Questi, come detto in precedenza, sono quattro. E sono quelli che vanno appunto allocati nei fori sulla base diorama. Nulla di particolare, l'effetto è molto buono, sono molto irregolari e danno proprio la sensazione di essere dei veri e propri fulmini. Sono realizzati in plastica traslucida, come vedete, a tratti trasparente, a tratti con effetti di azzurro tendente al blu, con delle punte di bianco. Davvero molto ben fatti, ma nulla di nuovo. Per quanto riguarda invece la DX31, troviamo gli stessi effetti, ovviamente, ma di colore giallo. Poi invece ci sono questi fulmini, questi sono quelli che possono essere applicati alle braccia di Black Adam, andando ovviamente ad estrarre la mano, inseriti nell'avambraccio, e poi si rimette ovviamente la mano. Così come anche questo che va invece intorno al torace, alla gabbia toracica di Black Adam, per dare l'effetto appunto che il nostro personaggio venga completamente avvolto dai fulmini. Anche qui nulla di particolare, realizzato in plastica traslucida, abbastanza morbida, e comunque ottimo l'effetto e ottima anche la colorazione. Sono presenti poi due paia di mani intercambiabili, tre considerando il classico pugno chiuso già montato di default sulla doll. La fattezza delle mani è incredibile, a mio parere, sono veramente bellissime. Troviamo un paio, questo con palmo aperto e dita quasi completamente distese, e invece un altro paio, sempre a palmo aperto ovviamente, e dita leggermente socchiuse. Le mani sinistre di Black Adam hanno la peculiarità di avere parte dell'armatura, questa anche di questa sorta di colorazione simil metallo, più tendente al grigio molto scuro, quasi al nero, con varie sfumature, vari effetti di colore dorato, con qualche segno di usura quella. Sculpt e verniciatura secondo me impeccabili, ma quello che mi colpisce maggiormente, ragazzi, è la fattura delle mani senza guanto, quindi delle mani destre, che hanno una qualità eccellente, una delle migliori mani, secondo me, mai realizzate da Hot Toys, perché hanno una cura dei dettagli e della verniciatura, secondo me, eccezionali. Hanno tutte le varie venature, i vari dettagli anche delle nocche, delle unghie. Anche l'interno della mano sembra quasi usurata, con qualche calletto qua e là, qualche segno della pelle. Non so se voi riuscite tramite video, purtroppo, a cogliere i dettagli di queste mani, ma vi assicuro che sono davvero eccezionali. Quindi, da questo punto di vista, ottimo lavoro Hot Toys.
Poi per la prima volta, per quanto mi riguarda, vedo questo accessorio, ovvero l'HUB per l'illuminazione. Ricordo che è possibile illuminare il fulmine presente sul petto di Black Adam andando a collegare l'HUB che abbiamo visto poco fa a questa parte. Qui c'è ovviamente il velcro, è un po' difficoltosa l'apertura di questa parte, ma qui può, come vedete, forse, spero, può essere collegato il cavo. Viene collegato quindi in questa parte con un po' di difficoltà tramite ovviamente questo filo che poi si collega all'HUB che va collegato a sua volta tramite USB-C ad una fonte che potrebbe essere per esempio un power bank. Ora questa HUB può essere o messa in questo modo, quindi collegata al bastone, al supporto che si mette sulla base diorama, oppure tramite quest'altro accessorio è possibile andarlo a legare dietro la cintura di Black Adam. Non sono un grande amante di queste cose perché ovviamente il filo sarà visibile, quindi bisognerà andare a fare un lavoro di sistemazione del filo. Scusate, ma sistemo un attimo questa parte. Di sistemazione del filo per non renderlo visibile. Però tutto sommato comunque ci dà la possibilità di eliminare le pile e di collegare direttamente ad una fonte l'illuminazione di questo Black Adam, che secondo me comunque rimane non troppo necessaria. Vi mostro un secondo come funzionerebbe l'illuminazione, capirete a breve anche perché parlo al condizionale. Va inserito uno dei connettori forniti da Toys in questa parte della schiena. Non è stato per niente semplice perché oltre ad essere molto piccolo il connettore, c'è da aprire questa sezione e vi assicuro che non è semplice, almeno per me non lo è stato. Poi l'altra estremità invece va collegata all'HUB di Hot Toys. Ho anche messo questo accessorio che serve appunto per andarlo ad applicare eventualmente alla cintura, ma purtroppo non posso farvi vedere il fulmine illuminato perché Hot Toys non fornisce il cavo USB-C, quindi non posso collegarlo a nessuna fonte, quindi a un power bank o un'altra fonte di energia elettrica. E quindi purtroppo ragazzi non posso accenderlo, ma comunque sappiate che questo è il funzionamento. Impossibile non mostrarvi questo fantastico EdgeSculpt come accessorio, EdgeSculpt alternativo a quello di default, quello di base già montato sulla doll che vedremo fra pochissimo. E qui secondo me siamo a dei livelli qualitativi veramente altissimi, a partire dallo sculpt stesso, dalla forma della testa e della somiglianza fotorealistica del personaggio dell'EdgeSculpt a Dwayne Johnson, fino al painting con una qualità dei dettagli incredibile, a partire dalle orecchie, dalla forma stessa della testa, le vene, le rughe sulla fronte, le fossette intorno alla bocca, l'espressione stessa, espressione che non mi fa impazzire pensando a Black Adam, perché hanno voluto dare questa testa alternativa con la classica espressione di Dwayne Johnson a sopracciglio alzato, che non ritengo essere molto adatta a Black Adam, ma comunque dobbiamo valutarne l'estetica e le fattezze, secondo me è eccezionale, veramente un livello qualitativo qui enorme, e quindi sono veramente molto soddisfatto, anche se molto probabilmente non andrò mai ad esporre il mio Black Adam con questo EdgeSculpt. Peculiarità ovviamente è quella della rotazione degli occhi, che può essere fatta o manualmente con il dito, come vedete adesso ho fatto una cosa un po' inquietante, però è possibile ruotarli manualmente, oppure con il solito accessorio che viene fornito da Hot Toys, che fa da joystick per gli occhi in questo modo. Comunque, molto soddisfatto dell'EdgeSculpt, adesso magari gli sistemo quest'occhio che è andato un po' per i fatti suoi, ma poi vedremo anche l'EdgeSculpt vero e proprio sulla doll. E per ultimo in questa lista di accessori troviamo la cappa di Black Adam, esclusiva della DX30 perché la DX31 ha il mantello, gli avambracci e gli stivali ovviamente di colorazioni diverse, dorate per la Golden Armor. Questa cappa è realizzata anch'essa secondo me molto bene, completamente camblata, quindi con fil di ferro per poterla adattare a tutte le varie pose, è in tessuto con questo ricamo cucito di colore dorato che vedete. Per il resto sembra di buona fattura, mi piace molto questa parte rovinata sul fondo e anche su questa parte qui, quindi su tutto quello che è il contorno della cappa, può essere applicata alla doll semplicemente andando a rimuovere la testa in questo modo,
e poi appunto si può applicare così per poi rimettere su la testa. Ovviamente anche il cappuccio di questa cappa è cablato, quindi ci si può sbizzarrire insomma con tutte le pose possibili per questo Black Adam, anche se andremo a vedere poi le articolazioni a cui ho dato già uno sguardo e non mi sembrano particolarmente flessibili, ma lo vedremo fra poco. Ed è il momento finalmente di vedere un po' più da vicino il piccolissimo Black Adam. Come potete vedere le proporzioni enormi, ovviamente stavo scherzando, di Dwayne Johnson come Black Adam sono pienamente rispettate, ma la prima cosa che mi è saltata all'occhio proprio aprendo la scatola era la parte addominale. Per quanto grosso Dwayne Johnson sia e anche scolpito, per carità, in Black Adam non aveva certamente questo addome. Addome scolpito attraverso la tuta, secondo me esagerato, quindi questa parte, ragazzi, per quanto mi riguarda è completamente sbagliata. Per quanto riguarda tutto il resto, invece, a parte anche le spalle, che forse anche qui in quanto a proporzioni sarebbe da rivedere qualcosa, il resto comunque mi sembra abbastanza veritiero, abbastanza realistico rispetto a quelle che sono le sembianze e il fisico dell'attore in questo film. Per quanto riguarda l'head sculpt, vado a confermare quanto visto già nell'head sculpt alternativo che abbiamo visto nella sezione accessori. Questo secondo me è il vero head sculpt con cui esporre Black Adam, perché quello di prima ovviamente è un head sculpt fornito da Toys come fanservice per The Rock, ma mai visto in Black Adam la sua classica espressione con il sopracciglio alzato. Questa invece è l'espressione giusta, che ovviamente può essere cambiata in qualsiasi momento tramite la rotazione degli occhi, e vi assicuro che cambia notevolmente se andiamo per esempio a piegare la testa e a rivolgere lo sguardo verso l'alto. Comunque anche in questo caso, come per quello alternativo, il lavoro secondo me è eccellente. Siamo ad un voto veramente molto vicino al 10, anche se faccio fatica a non dare un 10 a questo head sculpt, poi magari qualcuno di voi mi dirà che cosa ne pensa, ma davvero secondo me l'head sculpt è senza dubbio la parte più azzeccata, più riuscita di questa doll. È possibile, come vi ho fatto già vedere in precedenza, andare a rimuovere la testa, e come vedete viene via anche volendo la parte del collo, perché per quanto riguarda la DX31 è possibile rimuovere questa parte e poi tramite delle viti andare a sganciare il mantello, che in questa DX30 invece non troviamo solo nella Golden Version, nella Golden Armor. Qui poi troviamo appunto il fulmine, che in questo caso è spento e non è giallo e completo come nella versione DX31, ma comunque l'ottima la fattura anche di questa parte. Per tutto il resto della tuta, ragazzi, ha le braccia che sono, la muscolatura è, come vedete, bella imponente e sono completamente rigide, quindi molto dure, di plastica dura. Mentre la parte del petto, per esempio, e anche dall'addome, come vedete, è in una plastica un po' più gommosa che permette di affondare le dita al suo interno. La texture di tutto il costume, secondo me, è qualcosa di eccezionale, va a riprendere tutte le piccole, quella sorta di piccoli geroglifici, se così li vogliamo chiamare, per tutto quello che è il pattern e tutta la texture della tuta, quindi mi piace veramente tantissimo, così come la colorazione, che trovo particolarmente azzeccata. Sul braccio sinistro c'è questa sorta di bracciale da mettere intorno al bicipite, che come vedete è mobile, quindi può essere rimosso oppure incastrato in questo modo intorno al bicipite di Black Adam per dare quel tocco di dettaglio in più. Poi per quanto riguarda gli avambracci, troviamo questi bracciali che sono in questa colorazione, diciamo, grigio scura, quasi tendente al nero, anche se nero non è, molto è un grigio molto scuro, con qualche dettaglio quella di oro, che invece nella DX31 troviamo completamente dorato, così come la parte di armatura sulla mano sinistra e questa cintura. La cintura, che è un pezzo mobile, come potete notare, ma i fianchi laterali, la parte laterale comunque, e la cintura che invece viene qui sul fronte e
sul back del nostro Black Adam, sono insomma un unico pezzo, quindi non sono parti separati. Poi, andando invece verso il basso, notiamo anche la muscolatura, forse un po' troppo definita anche in questo caso, ma comunque la muscolatura del quadricipite è molto molto imponente. E andando sempre verso il basso, ottima la cura anche della realizzazione dello sculpt sia di queste ginocchiere che sono attaccate con velcro, quindi è possibile eventualmente staccarle per adattare le varie pose che vogliamo dare a Black Adam, sia anche la stessa cosa riguarda anche i paratibie e gli stivali, che sono divisi in due pezzi separati per fortuna, così da permettere la mobilità della caviglia. E per quanto riguarda la qualità dello sculpt, in questo caso anche sono secondo me molto ben fatti, sembrano quasi realizzati in pietra con qualche dettaglio, come potete vedere, e anche dal punto di vista della verniciatura le solite parti dorate di cui parlavo anche per quanto riguarda gli avambracci. Poi anche le suole delle scarpe mi piacciono molto perché hanno una cura particolare, a parte che in questa sezione sembrano andare leggermente verso l'alto, ma hanno questa sorta di effetto granitico che mi piace molto e credo che dia anche una sorta di attrito in fase di posing che male non fa. Per quanto riguarda tutto il resto, abbiamo visto anche in precedenza la parte del back dalla quale si può accedere all'attacco, diciamo, per l'illuminazione del fulmine davanti, quindi anche qui protetto molto bene, il velcro fa sì che comunque si possa adattare la tuta per andare a chiudere tutto per bene senza rendere nulla visibile. E per tutto il resto, ragazzi, io direi che mi sembra un'ottima doll, molto solida, molto pesante, e non posso dire altro che cose positive se non appunto per questa sezione dell'addome, qualcosa a livello delle spalle e probabilmente il quadricipite. Diciamo che si è voluto dare a Black Adam, a Dwayne Johnson, un fisico che ovviamente è il suo, ben proporzionato e bello grosso come dovrebbe essere, ma in questa sezione diciamo che si è esagerato un po', almeno nella parte addominale appunto. Adesso andiamo a vedere un attimo le articolazioni, che sono la parte che sinceramente mi preoccupa un po' di più. Intanto questa parte anche del collo non mi piace tantissimo, che a volte faccia questo strano giochetto di staccarsi un pochino creando questo gap abbastanza fastidioso, ma comunque nulla di particolarmente visibile, soprattutto se andrete a posarlo poi con la cappa che vedremo tra poco. E ottimo il dettaglio, volevo anche adesso, visto che mi è saltata all'occhio, anche della muscolatura dei trapezi, come vedete anche sono scolpiti anche piuttosto bene, e anche qui il dettaglio del painting, come ad esempio questa vena che non so se riuscite a cogliere, ma davvero eccezionale comunque la cura del dettaglio. Anche per quanto riguarda la verniciatura, il colore comunque della testa e del resto del corpo è praticamente identico. So che potrebbe sembrare una cosa scontata, ma invece purtroppo in tante doll non è così. Vediamo quindi un attimo le articolazioni molto velocemente. La testa può ruotare, anche se con un po' di difficoltà invece, ad andare in avanti e indietro, ma non ha una grandissima escursione. Può ovviamente ruotare anche, cioè girare anche sui lati, destro e sinistro ovviamente. C'è la butterfly joint alla spalla, il braccio che può essere alzato con un'articolazione a cricchetto comunque abbastanza morbida, c'è questo pezzo intanto che mi dà molto fastidio, e il braccio ovviamente può essere alzato, le articolazioni sono nuove quindi faccio un po' di fatica anche perché la tuta è in materiale simil gomma, e può andare anche all'indietro. Il gomito può essere piegato oltre, oddio, una cosa bruttissima, può essere piegato oltre i 90 gradi, ma è limitato sia dal materiale che dall'imponenza del bicipite di Dwayne Johnson, e il bicipite ovviamente può anche ruotare in questo modo. Solito peg dal polso per la mobilità della mano. Invece per quanto riguarda il torso è abbastanza limitato, già lo vedo da qui, può venire un pochino in avanti e un po' indietro, c'è un'articolazione, la sento, la percepisco, ma comunque il fatto che qui dentro ci sia il meccanismo di illuminazione del fulmine non permette una grandissima mobilità. Poi andiamo verso il basso, quindi verso le gambe,
dove possiamo trovare un'articolazione che permette l'apertura della gamba, che non voglio forzare per non rischiare di rovinare il materiale della tuta. La gamba può andare anche in avanti, ma è molto limitata, l'articolazione è molto dura, e anche all'indietro in modo altrettanto limitato, sempre per via sia dello sculpt che del materiale della tuta. Ovviamente anche le ginocchia hanno una doppia articolazione che permette a Black Adam di piegare il ginocchio oltre i 90 gradi, e poi vi è ovviamente la rotazione della gamba e di tutto il quadricipite, così come della parte inferiore, e ovviamente la caviglia che, sebbene con un'articolazione piuttosto dura all'inizio, può ruotare in tutti gli assi. Comunque, molto molto soddisfatto di questo Black Adam, sono veramente contento di averlo aggiunto alla collezione. Adesso andiamo a vedere un paio di pose, un paio di dettagli della suit, e poi andiamo sulle conclusioni, per le conclusioni finali. Qui lo vediamo a confronto con Superman in black suit. Come potete vedere, è ancora più grosso di lui e leggermente più alto. Bellissimi comunque a confronto in questo modo. Altro confronto stavolta con Nightmare Batman, sempre dal double pack, con Black Superman. E qui devo dire che se la giocano sia come altezza, sono all'incirca alti uguali, forse Batman con il cappuccio lo va a superare leggermente, ma anche come fisicità sono molto simili, ma credo comunque che Black Adam vada a superare di poco Batman. Rock the party not stop like this, gonna rock the party not stop like this, yeah we rock the party not stop like this, rock the party not stop like this, gonna rock the party not stop like this, gonna rock the party not stop like this, yeah we rock the party not stop like this, come on and just rock. Ed eccoci qui finalmente alla fine del video, ragazzi, è stata dura ma ci siamo riusciti. Traiamo le conclusioni su questo Black Adam di Hot Toys, in particolare sulla DX30, perché non posso giudicare la 31 non essendone in possesso, però a livello estetico dai, più o meno ci dovremmo essere. Sono soddisfatto di questa DX30? Sì, ma con qualche riserva. Non è una doll perfetta, ovviamente, ha qualche difetto a partire dall'estetica, come dicevo, della zona addominale e di qualche proporzione qua e là, anche per quanto riguarda spalle e gambe, secondo me. E la funzione di illuminazione con Hot Toys, che non fornisce anche un minimo di cavetto USB-C, lascia un po' a desiderare. Probabilmente, e dico probabilmente, preferivo le batterie come prima, insomma, perché non andavano a creare ingombri, non andavano a creare il problema del filo che si deve vedere o meno. In collezione comunque avete bisogno sempre di un power bank o comunque di una fonte per illuminare il tutto, e gli attacchi del HUB non sono proprio stabili, tendono spesso a staccarsi, soprattutto dalla schiena di Black Adam. Insomma, come primo esperimento, almeno una prima doll con questa nuova funzione USB-C, diciamo che non mi ritengo pienamente soddisfatto. Mi ritengo invece soddisfatto di tutto il resto. Head sculpt fenomenale, proprio la pesantezza della doll, una base espositiva che è bellissima, anche se va a limitare tanto il posing, perché la superficie, adesso voi non lo vedete, ma la superficie su cui possono poggiare i piedi di Black Adam è veramente ridotta, quindi è adatta magari più per pose volanti con il relativo supporto, cosa che io, sapete, non faccio quasi mai. Per tutto il resto sono molto contento della cappa, dell'effetto che fa, questo effetto anche un po' di rovinato, infatti ho visto anche diversi peli in giro per il tavolo, però dai, ci sta,
bellissimo da vedere anche montato su Black Adam, gli dà un effetto particolare, anche se in parte va un po' a nascondere quella che è la fisicità di Dwayne Johnson, ma poco male. Bello anche con il cappuccio indossato, anche se lo preferisco senza, per dare appunto maggiore risalto a questo fantastico head sculpt. Per il resto, ragazzi, a livello di accessori ci siamo, nulla di particolare, e sono comunque molto contento e molto soddisfatto di aver raggiunto questo Black Adam, che è totalmente diverso ovviamente da quello del fumetto, ma è più una cosa proprio di avere un piccolo Dwayne Johnson in 1-6 che mi rallegra, insomma, mi fa essere molto felice dell'acquisto fatto. Detto questo, ragazzi, acquisto che, come sapete, ho effettuato su ilcolossodinerd.com, di cui trovate qui sotto in descrizione il link e i vari riferimenti. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo Black Adam, se ce l'avete in collezione e se siete soddisfatti quanto me, se avete notato qualche mancanza in più o in meno rispetto a quelle che ho notato io. E quindi sbizzarritevi qui sotto nei commenti, ci vediamo come sempre al video news della domenica e poi a tutti gli altri video che ci saranno sul canale. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao, a presto.